La vittoria sul campo è a risa alla compagine della Campania, che in finale ha incontrato il Triveneto battendolo ai rigori dopo il pareggio 1-1, ma la vittoria complessiva è stata della manifestazione cresciuta negli anni. È il campionato nazionale di calcio dei medici veterinari, giunto alla 21esima edizione, che si è tenuto a Nocera Umbra e che ha coinvolto per l'uso dei campi anche i comuni di Valtopina e Spello. 12 rappresentative regionali che si sono affrontate in 5 giornate dal clima poco estivo, ma riscaldate dalla viva socialità. Diciamo che sono stati 4 giorni importanti, 4 giorni dove l'amicizia ha prevalso sull'agonismo, e si conclude oggi con la finale per il primo e il secondo posto tra gli amici, colleghi della Campania e del Triveneto. Diciamo che è stato un quattro giorni importante, anche perché ci si ritrova con amici del passato, con amici che da parecchio non si vedevano, dove il messaggio che deve passare, come state vedendo, è quello dell'allegria, è quello dell'armonia, e qui diciamo che siamo anche bravi a trasformare un clima abbastanza rigido in un clima di festa. Mi preme sottolineare che le nostre ragazze dell'Umbria hanno fatto un bel risultato, arrivando terze. Sicuramente stancanti, però professionalmente eccezionali. Abbiamo rimesso insieme tutta la nazionale, tutte le nonne di veterinari nazionali, abbiamo dato lustro alla città di Nocera Umbra, Valtopina e Spello, ma sicuramente Nocera Umbra ha dato un apporto fortissimo perché questo campionato arrivasse a questo punto. Dobbiamo anche dare lustro all'ASI, Associazione Sportiva Italiana, che ha un background basso qui in Umbria, ma che sta cominciando ad andare avanti e cercare adepti per la propria associazione, e ci ha dato un supporto con degli arbitri professionalmente eccezionali e veramente che vengono da tutta Italia e si sono comportati, hanno dato anche loro lustro alla loro professionalità. Questa edizione, in questo posto fantastico che è l'Umbria, è sempre bello essere qui, rivedere gli amici che rivediamo ogni anno. È un momento di sport, è un momento di amicizia e condivisione, anche se qualche volta in campo ci scambiamo anche qualche calcio di troppo, ma è sempre fatto nel rispetto, e a fine partita ci abbracciamo e beviamo insieme una birra o un Montefalco, dato che siamo in Umbria.